Bene, buongiorno, buongiorno e benvenuti a questo primo appuntamento di una serie di 8 conferenze su temi legati all'igiene urbana. Le conferenze si terranno nel mese di aprile, ogni martedì e ogni giovedì, alle ore 10:30, proprio come oggi. Ad ogni conferenza avremo uno o più relatori collegati, tutti in diretta, che presenteranno una relazione e resteranno poi in nostra compagnia per rispondere alle nostre domande. Le conferenze sono virtualmente ospitate dal gruppo farmaceutico Acme, gruppo italiano composto da 2 aziende che da 35 anni studia, registra, produce e commercializza medicinali integratori e mangimi per la salute ed il benessere degli animali, in particolare nel settore del cavallo sportivo e degli animali di affezione. Una ventina di anni fa, il gruppo Acme si è avvicinato al settore dell'igiene urbana, impegnandosi nello studio, la registrazione e la produzione di un farmaco, il primo farmaco antifecondativo per i colombi di città, cioè un farmaco che riducendo la fertilità di questi animali ne riduce il numero nell'ambiente, laddove sono in eccessiva presenza. È proprio l'interesse e la sensibilità maturata in questo campo, nel campo dell'igiene urbana, che ha spinto il gruppo Acme ad organizzare in questi giorni di allarme sociale la serie di conferenze che chiamiamo Acme Live for Cities. Ci rendiamo conto infatti che ormai sempre di più l'igiene urbana, con il suo complicato e fragile equilibrio fra uomo, animale e ambiente, rientra a pieno titolo nel concetto di salute unica, o per meglio dire di One Health. Ormai è chiaro che la salute umana, la salute animale e la salute dell'ecosistema sono legati indissolubilmente e andranno promosse, migliorate e difese la salute e il benessere di tutte le specie, rafforzando la cooperazione e la collaborazione tra medici umani, medici veterinari ed altre figure professionali che operano nel settore dell'ambiente. Sforzi congiunti andranno effettuati per la valutazione, il trattamento e la prevenzione delle malattie a trasmissione crociata tra specie diverse. Ed è proprio per questo, in queste conferenze, che cercheremo di rafforzare le conoscenze in vari settori dell'igiene urbana, ma più nello specifico le conoscenze di alcune delle specie animali più frequentemente presenti nelle nostre città. Non pretendiamo che gli argomenti trattati siano esaustivi perché la materia è molto complessa, ma siamo certi che saranno un'opportunità di incontro e condivisione tra varie professionalità. Piccola nota tecnica: durante lo svolgimento delle conferenze vedrete sul vostro schermo una tastierino, una piccola tastiera dove sono presenti alcuni strumenti per interagire con noi. Potete fare domande, potete riuscire in qualche modo nella chat a porci le domande e noi alla fine della relazione risponderemo direttamente con l'esperto che avrà presentato la relazione. Passiamo al relatore di oggi. È il dottor Maurizio Ferraresi, è medico veterinario, naturalista e ittiopatologo, già dipendente del Servizio Sanitario Nazionale della ASL di Modena, con anche incarichi relativi alla gestione delle problematiche di igiene urbana in ambito urbano, rurale ed ospedaliero. Ha svolto e svolge attività di consulenza, sempre nel settore dell'igiene urbana, in svariate città italiane, Firenze, Udine, Modena, eccetera, e anche in città straniere. Attualmente collabora con il Museo di Ecologia e Storia Naturale di Marano sul Panaro. Il dottor Maurizio Ferraresi è in contatto con noi, purtroppo solo audio perché ieri ha avuto un problema proprio alla webcam, quindi lo invitiamo a mettersi in contatto con noi via audio. Ecco. Pronto? Maurizio, mi senti? Ecco, Buongiorno. eccoci. Buongiorno a te. Buongiorno. E io ti ho provato a fare una pre piccola presentazione, quindi i nostri ascoltatori sanno con chi parliamo. Se hai piacere di dire 2 parole tu, 2 parole sull'iniziativa, e poi ti lascerò totalmente la scena per la tua comunicazione. Bene, buongiorno a tutti. Intanto ovviamente vi ringrazio per la partecipazione.
Ringrazio Acme Drax che da sempre, Acme e Acme Drax, le due aziende che citava prima il dottor Pellizzari, che da sempre è attenta e sensibile a quelle che sono le problematiche dell'igiene urbana, dandoci questa possibilità di parlare per l'ennesima volta di questi problemi. Credo infatti che sia importantissimo farlo adesso. Adesso che siamo in una fase, diciamo, molto delicata della nostra, diciamo, della nostra vita, questa pandemia da coronavirus ovviamente ci prende tutti, ma non dobbiamo dimenticare che non possiamo né dobbiamo, diciamo, smettere di pensare ancora a mantenere vive tutti quelli che sono gli impianti, i piani di controllo delle specie animali, pena dei ritorni quando la pandemia sarà finita a situazioni particolarmente gravi che ci impegneranno molto 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 di più. Se tu Marco sei d'accordo, io partirei anche con il parlare un attimo della relazione. Dimmi tu. Bene, bene, allora io mi oscuro, ti do la parola e ci vediamo alla fine della tua. Benissimo, grazie di nuovo. No, torna indietro per favore. Ecco, vabbè. Noi quando abbiamo cominciato a parlare fra di noi di come organizzare, diciamo, questo ciclo di 8 conferenze insieme anche ad, ovviamente ad Acme, ci siamo posti il problema anche di parlare di problematiche di igiene urbana durante la gestione di emergenze epidemiche, no? E mai, credo come adesso, questa situazione sia importante. Mai come adesso, cioè la gestione di un'emergenza si inserisce in un contesto di cogestione anche delle problematiche urbane. Nelle nostre città che non si vive, dove non c'è più vita, non c'è più un impatto antropico come un mese fa, adesso girano per città cinghiali, anatre e animali di vario tipo perché si rimpossessano dei territori. Il concetto, quindi vai avanti, il concetto per cui noi dobbiamo comunque dobbiamo affrontare, Marco, vai avanti, ecco. Noi dobbiamo affrontare, diciamo, la problematica, diciamo, nel suo generale, come in generale, come diceva prima il dottor Pellizzari, con un concetto che non è proprio un concetto vecchissimo, ne parlava già Ippocrate. Un'unica salute, se uomo, animale, ambiente sono, diciamo, tre momenti, diciamo, che si intersecano sempre quando parliamo di problematiche di carattere igienico-sanitario e di malattie. Se pensiamo a questa situazione attuale, tanto per fare un esempio, il Covid-19 nasce come zoonosi, cioè il passaggio da animali all'uomo in un determinato ambiente, dopodiché con lo spillover è diventato un passaggio interumano e ha assunto queste caratteristiche. Ma è quello che dobbiamo andare a studiare, cioè uomo, animale, ambiente, in un concetto espresso a 360 gradi. Finora ne parliamo da tanti anni a questa parte, ma credo che la pandemia attuale sia particolarmente importante perché ci fa capire come in questa direzione dobbiamo andare. Vai pure avanti. Una definizione, parliamo di emergenze. Cos'è un'emergenza? È una situazione che, al di fuori di quelle che sono le velocità con cui si manifesta, trova quasi sempre ed esclusivamente i personali e mezzi di un determinato territorio insufficiente per poter attuare degli interventi igienico-sanitari. Non devo dire ovviamente quello che sta succedendo in questi giorni, che è, diciamo, la espressione massima di questa definizione. Avanti. Noi, quando dobbiamo gestire un'emergenza, dobbiamo pensare a due aspetti fondamentali. Uno, la conoscenza del territorio. La conoscenza del territorio ci permette di operare, diciamo, in modo veloce e puntuale su un territorio. L'altro è quello di, nell'ottica di utilizzare, diciamo, le norme cogenti, cioè le norme, le leggi che governano, diciamo, un paese, nel migliore dei modi, perché l'emergenza non ci permette di non applicare norme cogenti. E
Se di norma e cogenza applichiamo, dobbiamo pensare che se in condizioni normali applichiamo dei piani di tipo integrato per la lotta agli nostri infestanti, tradotto, non esiste nessun intervento panacea per controllare i topi, ma una serie di interventi che vanno dalla prevenzione alla lotta, che costituiscono nel loro insieme un piano integrato, più interventi, e quindi noi non dobbiamo dimenticare. Uno, la conoscenza del territorio, due, l'applicazione del piano integrato per i controlli, diciamo, degli animali infestanti anche durante, diciamo, le emergenze di carattere epidemico, no, che però preferisco che vengano definite con un unico termine, emergenze, perché comunque al di fuori di quello che è la casistica del singolo caso, si manifestano, diciamo, e devono essere gestite nello stesso identico modo. Vai pure avanti. Le emergenze impongono comunque uno sforzo di fantasia. Dobbiamo, come diciamo, come abbiamo detto prima, mantenersi nell'applicazione dei compiti di istituto. Non è che dobbiamo fare una gestione anarcoide, ma questo sforzo di fantasia è importante perché deve far scaturire anche dei canoni inusuali di gestione, che soprattutto devono avere un'immediata applicazione. La velocità di applicazione è fondamentale per riuscire ad avere degli ottimi risultati in tempi brevi. Quindi diciamo, se ne può dedurre, come dicevo prima, che l'importanza del territorio è fondamentale. Avanti. Personalmente, insieme ai colleghi del Servizio Veterinario dell'ASL di Modena, sul nostro territorio e prevalentemente nel territorio della bassa pianura modenese e dell'Unione delle Terre d'Argine di Carpi, abbiamo gestito in un recentissimo passato il sisma Emilia, abbiamo contribuito, scusate, a gestire il sisma Emilia 2012, l'inondazione del fiume Secchia del 2014 e l'epidemia di West Nile Disease 2018. Di seguito vi parlerò un attimo di alcuni punti fondamentali che noi crediamo importanti, come abbiamo gestito, sperando che le nostre esperienze, il nostro vissuto possa e debba essere utilizzato anche, diciamo, in futuro da chi dovrà, ahimè, gestire eventualmente altre emergenze. Ormai, e qui è una considerazione molto amara che mi dispiace fare, ma mi si impone, ormai la cadenza periodica del manifestarsi di emergenze di carattere, diciamo, di gravità nazionale è di circa 4 anni, quindi dobbiamo imparare a gestire tutte queste possibili, ahimè, situazioni. Vai pure avanti. Vai avanti, sì, d'accordo. Campi di accoglienza è un problema che ci siamo trovati immediatamente ad affrontare, cioè gestire 18.000 persone, perché dopo le due scosse del 20 e del 29 maggio ci siamo trovati con 18.000 persone circa nel cratere del terremoto senza una casa, con case crollate, ineleggibili, eccetera, e quindi sono state rapidissimamente costruite, grazie anche all'impegno eccezionale della Protezione Civile, i campi di accoglienza. La prima considerazione che dobbiamo fare, diciamo, per un campo di accoglienza, sempre in una logica di gestione degli animali infestanti e o degenerati, è che anche il miglior campo, costruito nel migliore dei modi, è una struttura altamente permeabile per le specie, diciamo, animali che possono essere in questo caso attirate. Uno, concentrazioni elevate di persone in spazi molto limitati. Due, creazione di cucine da campo, e quasi tutte le cucine da campo dei 34 campi di accoglienza di quel periodo preparavano circa 1 migliaio e forse più di pasti al giorno. Quindi concentrare anche qui in un ambiente, diciamo, altamente permeabile, tanti pasti, doveva essere era sicuramente un impegno che avrebbe comunque creato e attirato molti animali infestanti. Avanti. Altro aspetto che noi dovevamo prendere in considerazione, che abbiamo preso in considerazione, è quello della condizioni climatiche del territorio su cui operavamo. Uno è successo a fine di maggio, quindi andavamo verso la primavera con una maggiore problematica possibile da infestanti indesiderati, e che anche dovevamo prendere in considerazione le condizioni meteo del momento, perché chiaramente possono condizionare o meno l'arrivo di questi animali.
Quindi sono tutti aspetti che abbiamo cercato molto velocemente e magari anche diciamo in modo scoordinato, ma di prendere in considerazione per arrivare comunque a poter mettere in campo delle possibili soluzioni. Vai avanti. Questa foto evidenzia due aspetti. Uno, nel vostro schermo sinistra voi vedete un campo messo in piedi, diciamo, costruito dalla Protezione Civile, la quale non è mai stata, diciamo, ferma una volta messa a punto, cioè sistemate le tende, ma ha sempre cercato di migliorare la situazione. Ad esempio, voi vedete, non è una gran foto, mi spiace, ma sopra mettendo degli ombreggianti, perché chiaramente andare verso la stagione calda poteva essere utile, facendo i camminamenti con legno o tappetini di plastica, perché quando piove si evitava l'infangamento, eccetera, eccetera. Mentre nel vostro schermo destra vedete un campo che noi diciamo chiamavamo spontaneo, cioè i residenti di, adesso si vede male anche lì. I residenti del condominio decidono di rimanere vicino al condominio pur essendo inagibile, e nell'area verde limitrofa mettono le tende. Come vedete, non c'è la geometria, la dislocazione coerente, corretta e cose. Quindi, se da un lato, pur avendo avuto, diciamo, delle concentrazioni di persone e di problemi di cucina elevati, più facile gestire le infestazioni da topi o da zanzare o da mosche per dire, piuttosto che in un campo provvisorio dove, diciamo, le condizioni di costruzione e di gestione erano un attimo più importanti. Chiaramente andiamo verso l'estate. Vai avanti. Questo è un campo di Calderola, Italia centrale 2016, in cui siamo stati anche per cercare ovviamente di dare una mano. E come vedete, due aspetti, diciamo, per dire la differenza fra un campo e l'altro. Uno, andavamo verso la stagione invernale, qui siamo circa a fine ottobre, metà di novembre, quindi no, con la tenda impensabile, sono stati utilizzati dei container, diciamo, con letti, eccetera, per facilitare ovviamente diciamo, il riposo delle persone. E avendo avuto, diciamo, il tempo a disposizione, un altro aspetto importante. Come vedete, il fondo è stato ghiaiato per impedire, nella massima misura possibile, che i topi, avendo abitudini infossorie, potessero, diciamo, scavare e arrivare lì. Quindi, come vedete, diciamo, sia l'andamento climatico che la posizione geografica, diciamo, come si dice, condizionano, scusate, anche la tipologia del campo. Vai pure avanti. Ecco, noi abbiamo creato un gruppo di lavoro per quanto riguarda la gestione degli infestanti. Alcuni veterinari hanno cominciato a interessarsi di questo. Come abbiamo pensato di agire in linea, diciamo, generale? Prima di tutto, la prevenzione. Dovevamo, nella massima misura possibile, prevenire l'arrivo degli animali infestanti, perché avrebbero potuto contaminare le derrate alimentari e quindi creare dei problemi di carattere igienico-sanitario e anche di possibili, diciamo, contaminazioni da parte degli ospiti. Però chiaramente non potevamo né dovevamo, a mio avviso, pensare con la prevenzione di ottenere il massimo dei risultati. Quindi abbiamo sempre messo in campo anche la possibilità di intervenire con interventi tesi ad eliminare eventuali presenze indesiderate. Con un obiettivo, però, sì, usiamo, non so, degli insetticidi, eccetera, però non dobbiamo lasciare alcun residuo, perché chiaramente potrebbe, di natura chimica, perché chiaramente potrebbe essere dannoso per il consumatore. Detto questo, quindi prevenire, eliminare e sostenibilità ambientale. Ecco, questi erano i tre capisaldi che ci siamo posti quando abbiamo cominciato a lavorare sulle cucine, sui campi di accoglienza. Cucine da campo. Il gruppo di lavoro che gestiva, diciamo, le cucine a campo era un gruppo che prevedeva, a nostro avviso, 3-4, diciamo, competenze, diciamo, primarie, poi dopo tutti potevano partecipare. Uno, i tecnici della ditta esterna incaricati della disinfestazione, i pest control operator, tanto per intenderci, che comunque avevano il continuo polso della situazione di tutti i 34 campi.
personale del Dipartimento di Sanità Pubblica, un veterinario e un medico, più veterinari e più medici, e i capicampi per avere, diciamo, anche sempre informazioni in merito alle problematiche di gestione del campo stesso. Quindi questo gruppo di lavoro ha cominciato a lavorare e soprattutto interessandosi, vai avanti, soprattutto interessandosi su quelle dell'attività delle cucine da campo. Qui voi vedete una cucina da campo in fase di allestimento e già capite, pur vedendo, diciamo, un po' ancora di caos, come sia difficile pensare a rendere questa struttura permeabile ad animali infestanti. Infatti voi là in fondo vedete la luce, ma là in fondo la cucina è direttamente a contatto con la campagna. Quindi vedete cosa. Una serie di problematiche legate allo spazio a disposizione. In questo spazio a disposizione si devono preparare un migliaio di pasti al giorno, tanto per dire. Quindi tutte le attività di lavorazione devono essere al massimo, in un ragionamento di tipo di prevenzione, al massimo delle condizioni igienico-sanitarie. Ecco perché il gruppo di lavoro andava periodicamente, a cadenza settimanale, a verificare un medico e un veterinario, le buone pratiche di lavorazione dei volontari che hanno sempre manifestato, questo lo devo dire a onor del vero, una volontà quasi esagerata di collaborazione. Tutto quello che insieme, diciamo, in termini di buone pratiche di lavorazione abbiamo fatto, loro l'hanno sempre applicato nella massima misura possibile, ma anche in termini di rimozione delle possibili, diciamo, eventi di attrazione, quindi particolare igiene nella gestione degli alimenti, materie prime, eccetera, eccetera. Vai avanti. Come vedete, infatti, questo è un deposito, diciamo, della cucina. Non è ancora pieno perché è la stessa foto, diciamo, che è stata fatta nello stesso tempo della cucina della foto precedente, però vedete come, diciamo, tutti gli alimenti siano posti ben confezionati, ben chiusi, in alto, in modo da non avere dei possibili richiami da parte degli infestanti. Cioè, lasciare un pacco di pasta aperto è chiaramente un richiamo, diciamo, per animali infestanti, insetti, eccetera, eccetera, eccetera. Altro problema a cui ci siamo trovati da gestire è stato quello dei depositi temporanei di alimenti da conservarsi a temperatura ambiente. Cioè, dopo pochi giorni la macchina della solidarietà si mette in movimento, come in tutte le manifestazioni di emergenza. E hanno cominciato ad arrivare notevoli quantità di alimenti che dovevamo in un qualche modo gestire. In questo caso abbiamo utilizzato un campo da tennis coperto e anche qui le condizioni igienico-sanitarie sono state, diciamo, le migliori in assoluto, perché di più non si poteva fare. Voi pensate che in questo campo, e già questi cominciavano ad arrivare diversi prodotti, c'erano al massimo 2 o 3 persone quotidianamente a lavorare. Quindi vai avanti. L'altro aspetto importante è quello dei refettori. Questo è ancora un refettorio, diciamo, dell'Italia centrale e come vedete, pur essendo, diciamo, abbastanza vasto, con la possibilità di avere molti ospiti, vedete già la condizione esterna dal punto di vista igienico-sanitario come sia importante. Le abbiamo gestite tutte, cucine, varie strutture, nel migliore dei modi. Quindi rimozione quotidiana e per non dire 2 volte dei rifiuti, diciamo, di lavorazione, allontanamento di tutte quelle che potevano essere gli alimenti o qualsiasi altro prodotto che poteva rappresentare un richiamo per gli animali infestanti, pulizie, igiene nella massima misura possibile. Nel refettorio, ad esempio, che in genere nella maggioranza dei casi c'è un piano in legno, un pavimento in legno, scusate. Se noi lasciamo lì le briciole, eccetera, dopo ogni pasto, le formiche sono obbligate ad arrivare. Quindi avevamo istituito nei tutti i refettori dei turni da attuarsi da parte, diciamo, degli ospiti di pulizia di tutto il refettorio. Ai volontari competeva, diciamo, ovviamente la pulizia delle cucine. Questo però non è stato sufficiente, non era a nostro avviso sufficiente. Quindi abbiamo su tutte queste strutture, al di fuori di quelle che sono le attività di prevenzione, posizionato intorno per creare una specie di anello che impedisse l'accesso delle postazioni dispensative di escherodenticide che avrebbero tratto i topi impedendolo appunto di arrivare, cioè cercando di limitare nella massima misura possibile il loro arrivo. Vai pure avanti.
Fra le varie misure che abbiamo applicato, diciamo, in giro nelle cucine o in altre strutture, soprattutto nelle cucine, quali sono state? Allora, lotta agli insetti volanti, mosche e zanzare in misura da verso l'estate, e come vedete in alto a sinistra c'è una lampada attrattiva che in tutte le cucine ce n'erano due, barra tre, dipende anche dalla dimensione. In basso a sinistra c'è su un pavimento in legno una trappolina alimentare, un'esca alimentare per le formiche, perché chiaramente pensavamo che potessero venire, ma in questo caso devo dire che la gestione igienica dello stesso, se non in un caso, è stata, diciamo, sufficiente. Tuttavia, come vedete, in questo pavimento ci sono delle fessure talmente elevate che le formiche possono arrivare. Qualora non ci fosse stata la possibilità di limitare l'accesso, diciamo, alle mosche, abbiamo provveduto, come si vede in alto a destra, a mettere dei pannelli in plastica, dove in basso vedete c'è una specie di gronda per raccogliere le mosche morte, perché questi pannelli venivano, diciamo, intrisi di insetticida. Chiaramente questo veniva posto al di fuori della cucina, perché dentro la cucina sostanze chimiche non ne abbiamo mai utilizzate, perché il rischio era quello di contaminare gli alimenti. Come vedete, un po' ovunque avevamo messo sempre, diciamo, per la lotta alle mosche, bottiglie che voi vedete appese, quelle bianche, con sostanze zuccherine che attraggono, le mosche entrano, vengono, e muoiono. Tutte queste misure e tante altre abbiamo cercato di mettere insieme in termini di prevenzione. Rarissimamente, ma in alcuni casi, ahimè, è successo, abbiamo dovuto intervenire anche in modo più massiccio come utilizzo di insetticidi. Vai avanti. L'altra problematica a cui dopo pochissimo tempo ci siamo dovuti, abbiamo dovuto affrontare, è stata quella dell'emergenza colombi. Come vedete dalle foto, molte costruzioni sono parzialmente o totalmente crollate, specialmente le chiese, monumenti, rappresentando in questo caso chiaramente un'attrazione notevole per i colombi, che hanno cominciato a usarlo fin da subito come primo dormitorio e poi dopo piccionaie, siti di riproduzione. La conseguenza, naturalmente, come vedete nella foto in basso a destra, è quella di processi di fecalizzazione che dal punto di vista igienico-sanitario dovevano essere limitati. Ecco perché in tutte queste sedi e in tutti i comuni delle due unioni, Carpi e Mirandola, abbiamo applicato dei piani integrati di controllo della popolazione dei colombi. Piani integrati che tratteremo, diciamo, nelle due relazioni successive, dove insieme al collega e amico dottor Gelati parleremo appunto di gestione dei colombi. Piani integrati che comunque erano applicati anche prima. In questo caso noi non abbiamo fatto altro che mettere, diciamo, dare continuità a quello che facevamo prima, e diciamo nel tempo abbiamo visto che i risultati sono stati almeno quelli di non determinare un aumento del colombo, una limitazione numerica della popolazione e quindi un miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie per una diminuzione della fecalizzazione. Parleremo più dettagliatamente di piani integrati di controllo delle popolazioni di colombi nelle relazioni successive. Vai avanti. Diciamo, rimanere nella gestione dell'emergenza, passiamo all'esondazione del fiume Secchia del 19 gennaio 2014. Qui l'andamento climatico ci dice, qualcuno di voi ci penserà subito, ma qui siamo in inverno, non ci sono né topi, né mosche, né zanzare, né insetti striscianti, eccetera. Sì, è vero, tuttavia questa, diciamo, emergenza che ha avuto un carattere, diciamo, locale, c'è stata la rottura dell'argine del fiume Secchia, ci ha dato la possibilità di mettere in campo alcune, diciamo, esperienze vissute nel passato. Vai avanti. E proprio perché crediamo che sia importante, diciamo, l'organizzazione della gestione dell'emergenza, abbiamo sistemato, permettetemi questo termine, comunque abbiamo fatto sì che un collega del servizio veterinario dell'ASL fosse sempre presente nell'unità di crisi della provincia di Modena, per dare una mano nelle scelte, negli indirizzi operativi in merito a competenze di tipo veterinario. Stessa cosa nei COC,
centri operativi comunali, cioè nei comuni coinvolti, diciamo, nell'emergenza c'era sempre disponibile un veterinario. Questo perché, come avete sentito, diciamo, come vi ho detto precedentemente, la velocità di operatività è fondamentale. Gli interventi che abbiamo fatto subito sono stati, vai avanti. Gli interventi che abbiamo fatto subito sono stati quelli di gestire l'evacuazione di una stalla allagata, stalla di bovini nel caso, e in altre situazioni, diciamo, cavalli, eccetera, eccetera, cioè dove arrivava l'acqua, gli animali dovevano essere allontanati. E vai avanti. Quando diciamo, la velocità dell'acqua che si sviluppava sul territorio ha cominciato a diminuire, abbiamo fatto costruire degli argini di protezione intorno ad allevamenti e ad aziende a rischio di inondazione. Cioè, dopo l'acqua arrivava a velocità molto basse, quindi gli argini di protezione potevano impedire, diciamo, l'arrivo dell'acqua all'interno delle strutture, sia zootecniche che non. Ovviamente non abbiamo fatto nel momento contingente interventi per diciamo, gli infestanti, ma sapevamo e abbiamo dovuto farlo che successivamente a primavera, quando le acque si sarebbero ritirate, avevamo due grossi problemi. Uno, i topi che avrebbero cercato nei territori ancora abbandonati perché le campagne allagate non potevano essere lavorate a primavera, in questi territori abbandonati avrebbero potuto tranquillamente, come è successo, diciamo, ricolonizzare i territori che non erano disturbati dall'impatto antropico, e anche, diciamo, che la presenza di pozze d'acqua, cioè l'acqua si ritira ma ne rimane, avrebbe fatto sì che ci fossero diversi e molti di più focolai larvali di zanzare che avrebbero potuto rappresentare un problema. Come vedete, quindi il clima è importante, ma comunque, diciamo, il nostro appuntamento nella gestione degli animali infestanti non cambia mai, può essere solo prolungato avanti nel tempo dopo l'evento calamitoso, se come in questo caso succede a gennaio. Vai avanti. Ultima emergenza che abbiamo, diciamo, gestito insieme al servizio veterinario del territorio, sempre mirando le carpi naturalmente, è stata la West Nile Disease. Cos'è la West Nile Disease? È una patologia che colpisce l'uomo con forme neurovegetative, quindi encefaliti anche mortali, ad eziologia virale, un RNA virus, ormai tutti noi conosciamo cos'è un RNA virus, trasmesso dalle zanzare, e nel nostro territorio, in Italia in modo particolare, da Culex, che è la nostra zanzara di sempre, quella cioè che ci viene a pungere di notte nelle nostre camere da letto, perché rimanendo noi molto tempo nella camera da letto emettiamo molta anidride carbonica e le zanzare sono attratte da anidride carbonica. Nel 2018 in Europa abbiamo avuto, cioè, in totale circa 1500 casi di arbovirosi, di cui in Italia 577, quindi vedete dei numeri anche consistenti, con 43 decessi, di cui 21 in Emilia-Romagna e molti in provincia di Modena. Quindi per noi è stata una vera e propria emergenza epidemica da gestire in velocità, perché chiaramente delle persone stavano morendo. Per quanto riguarda i 61 casi di donatori di sangue, ne parliamo nella slide successiva, come anche la comparsa della prima zanzara Culex, scusate, positiva al West Nile virus il 15 giugno, un mese, minimo un mese prima rispetto a quello che succedeva negli anni precedenti. Bologna, Ferrara, Modena sono state, diciamo, le province che maggiormente sono state colpite. Tutta la pianura padana endemicamente è soggetta a problemi di zanzare, perché, tanto per intenderci, solo in regione Emilia-Romagna abbiamo oltre 22.000 km di canali, fosse, eccetera. Quindi dell'acqua per permettere alle zanzare di riprodursi ne abbiamo fin troppo. Vai pure avanti. Vai. Ecco. Cosa stavamo facendo noi prima, diciamo, di questa epidemia per cercare di impedire, appunto, che la West Nile si diffondesse o altre patologie da arbovirus, RNA virus, da famiglia? Dopo il 2007, che c'è stato, come tutti voi ricorderete, il focolaio di Chikungunya nel Ravennate con 147 persone coinvolte, pur essendo il paziente zero
proveniente dopo un viaggio turistico dai paesi esotici, la regione ha messo in piedi un piano annuale di controllo delle popolazioni di ematofagi, cercando ovviamente, come dicevo prima, di limitare i possibili, diciamo, le possibili infezioni nell'uomo. Piano che comprende larvicidi, utilizzo di larvicidi nelle caditoie pubbliche. E lì ci siamo subito resi conto che gli interventi fatti in questo termine, pur essendo a nostro avviso particolarmente utili e importanti, riguardano un terzo delle caditoie presenti sul territorio. Faccio un esempio. Nell'Unione dei Comuni Modenesi d'Area Nord, cioè nella zona di Mirandola, le caditoie pubbliche sono oltre 100.000. Noi ne trattiamo di pubbliche 33.000, cioè un terzo. Quindi è scontato che è sì, quanto sia importante il coinvolgimento del cittadino quale attore protagonista nella lotta alle zanzare. Dal 2007, dopo, diciamo, l'applicazione di questo piano, tutti i comuni, tutte le istituzioni si sono impegnati in attività di informazione e formazione per questo coinvolgimento. Altro aspetto importante, a nostro avviso, è il controllo dell'efficacia dei trattamenti. Anche qui, a cadenza mensile, durante il periodo estivo, primaverile estivo, vengono fatti i trattamenti larvicidi affidati a dei disinfestatori. Quindi periodicamente, dopo il trattamento, si va a vedere nel caditoio se ci siano o meno delle zanzare per verificare che il lavoro affidato sia stato fatto nel migliore dei modi. Devo dire che nella maggioranza, nella quasi totalità dei casi, diciamo, l'efficacia è stata positiva. Quindi anche i disinfestatori lavorano bene. Dove è previsto, abbiamo, diciamo, continuato a gestire le ovitrappole, che vanno soprattutto utilizzate per valutare la dinamica della popolazione dell'Aedes albopictus, cioè della zanzara tigre. Ogni comune, ogni unione dei comuni ha messo in campo delle misure di lotta biologica, sostenibilità dell'ambiente, che possono andare, diciamo, dall'utilizzo di pesci che mangiano, diciamo, larve, uova di zanzare, che possono andare dallo sfalcio di tutte le aree verdi per impedire appunto che le zanzare vi si trovino. Cioè tutta una serie di misure che nei piccoli territori, nei territori comunali o delle unioni venivano a, diciamo, ad essere particolarmente utile e integrante quello che diceva la regione. Ricerca dei virus sui selvatici, soprattutto si è cominciato a fare da dopo chikungunya sui corvidi e dal 2019, dopo l'episodio 18, anche su colombi e storni. Su questi uccelli gira, diciamo, il virus e quindi noi dobbiamo capire, diciamo, come si sta muovendo questo virus. In più abbiamo anche sempre attuato, e attueremo anche per quest'anno, catture con trappole ad anidride carbonica, come dicevo, l'anidride carbonica tra le zanzare e tutti i pool di zanzare che durante la notte noi catturiamo vengono inviati al laboratorio, l'Istituto Zooprofilattico, per noi veterinari, per la ricerca di arbovirus. Ed ecco, che quando troviamo un pool di zanzare positivo, e ritorno alla slide precedente, quando il 15 giugno abbiamo trovato la prima positività, cosa succede? Si innescano dei meccanismi estremamente importanti, no? Che sono quelli dell'avviso di tutti i centri AVIS e tutte le sacche di sangue che vengono, diciamo, nel territorio dove c'era la zanzara, il pool di zanzare positive e tutte le sacche di sangue di quel territorio vengono controllate per evidenziare l'eventuale presenza di virus, virus della West Nile virus. Ecco perché nel 2018, in questo lavoro particolarmente capillare, sono stati trovati, come avete visto nella slide precedente, 61 casi di sacche positive. Il West Nile virus trova l'uomo come, diciamo, fondo cieco, cioè non c'è un passaggio fortunatamente da uomo a uomo, però utilizzando il sangue, diciamo, di una persona positiva in un'altra, trasmetto ovviamente diciamo, il virus. E quindi 61 possibilità di infestazione sono state, grazie a questo lavoro capillare fatti dai laboratori, evitate. Vai pure avanti. Ma nonostante tutto, nel 2018 siamo arrivati, ahimè, ad una vera e propria epidemia. Come
cosa abbiamo fatto oltre, diciamo, alla continua applicazione dei piani precedentemente parlati, che vi ho detto molto velocemente? Abbiamo incrementato tutte le attività programmate, per cui, non so, lotta all'erbicida, non più un intervento a cadenza mensile, ma interventi quindicinali, passando da sostanze di uso, sostanze chimiche come larvicidi, a utilizzo di Bacillus thuringiensis e Bacillus sphericus, perché l'impatto ambientale in questo caso è nullo. Abbiamo quindi aumentato l'attività e sostenuto, diciamo, nella massima misura possibile l'ambiente. Controllo e trattamento con adulticidi in manifestazioni notturne con oltre 200 persone, sagre, fiere, manifestazioni all'aperto, che vengono fatte chiaramente la mattina quando la manifestazione è alla sera. Fino a quel momento gli adulticidi ovviamente vengono sconsigliati nella massima misura possibile perché non hanno risultati. In questo caso eravamo in una fase epidemica, quindi era necessario cercare che le persone che si radunano la sera abbiano meno possibilità di contrarre, diciamo, la malattia, e queste attività le abbiamo anche svolte tutte le volte che abbiamo ritenuto necessario, in strutture sensibili, case protette dove ci sono degli anziani e ospedali. Naturalmente gli insetticidi utilizzati dovevano sempre essere utilizzati seguendo le indicazioni delle case, diciamo, produttrici, e soprattutto nelle aree verdi trattate, stando i tempi di sospensione, cioè 2 giorni almeno, dove le persone non potevano né dovevano frequentare quelle strutture. Altri interventi, chiaramente, diciamo, legati anche al punto di positività, venivano valutati di volta in volta dove avevamo, cioè, una positività. È stato un lavoro importante, vai pure avanti, che ci ha impegnato per tutta l'estate. Passo, dopo aver molto velocemente, e mi scuso, ma i tempi sono ristretti, dopo aver parlato di questa gestione delle emergenze, sperando, come dicevo prima, che la nostra esperienza possa essere utilizzata anche da altri, abbiamo cominciato a pensare a come fare per trasmettere, diciamo, queste nostre esperienze. E il primo lavoro che abbiamo messo in, che abbiamo, diciamo, messo in piedi, scusatemi il termine, non è bellissimo, ma vabbè, è stato quello di un manuale di gestione delle emergenze veterinarie non epidemiche. Cioè, abbiamo capito subito, come dicevo all'inizio, che la conoscenza del territorio è fondamentale perché permette interventi, diciamo, inusuali, ma soprattutto veloci, e abbiamo fatto questo manuale pratico in cui abbiamo messo tutti i possibili riferimenti delle attività di interesse zootecnico del territorio e dell'Unione dei Comuni Modenesi di Area Nord di Mirandole e dell'Unione Terre d'Argine di Carpi, dove in caso di una successiva, speriamo no, ma arriverà emergenza, chi gestirà troverà, ad esempio, tutto l'elenco degli allevatori di bovini, con georeferenziazioni, numeri di telefono, mail, cioè tutti, e la possibilità di raggiungerlo velocemente. Quindi siamo partiti dai bovini, suini, eccetera, fino agli apicoltori, fino alle attività tecniche minori che comunque presenti sul territorio per poter fare un lavoro veloce, urgente e puntuale. Accanto a tutti i riferimenti, cioè, non so, per dire, tutti i trasportatori di animali vivi, indirizzo, geolocalizzazione, eccetera, eccetera, abbiamo anche messo tutto quello che abbiamo fatto durante il terremoto, una sorta, come diciamo nel punto 1 e 4, di manuale di auto di controllo, con riportanti tutti i protocolli di biosicurezza applicati. Tanto per sintetizzare, non so, servizio di deratizzazione come l'abbiamo svolto, schede tecniche di sicurezza di tutte le sostanze rodenticida utilizzate, servizi di controllo, ogni quanto controllo, lo vedremo nella slide successiva, e questo l'abbiamo fatto per il controllo delle blatte, per il controllo delle mosche, delle zanzare, come fare ad esempio gli interventi adulticidi, controllo delle formiche, cioè abbiamo cercato di portare tutto quello che in termini di prevenzione e di gestione avevamo immaginato e abbiamo fatto. Andiamo nella successiva. Il gruppo di lavoro è sempre quello che avevamo detto prima, e qui abbiamo cercato di riepilogare tutte le attività di controllo, cioè, non so, coordinamento, analisi, ispezione del campo. Un veterinario, un medico a cadenza settimanale, come vedete a destra, andava, diciamo, nelle cucine andando a vedere le buone pratiche di lavorazione, cioè
Adesso tu lavori in questo modo, devi avere il cappello, i grembiuli, i guanti, eccetera. Devi tenere pulito nella tua postazione di lavoro, tanto per fare degli esempi. E qui di seguito mi ha messo tutte le attività di controllo e di verifica e di monitoraggio che andavamo a fare e la cadenza. Questo, secondo me, è stato forse uno degli elementi vincenti di tutta la gestione del terremoto. Vai avanti. Ma poi ci siamo accorti di un'altra cosa, che durante l'attività di ricostruzione, premetto che la ricostruzione nei nostri territori è ovviamente molto ma molto avanti, quindi siamo ben soddisfatti di quello che sta succedendo, tuttavia ci siamo accorti che durante le attività di progettazione della ricostruzione dei vari stabili o della sistemazione di quelli non particolarmente inagibili, i tecnici della progettazione, architetti, ingegneri, geometri, senza avere nessuna conoscenza ovviamente di quelle che sono le problematiche della situazione di igiene urbana in ambito diciamo di centri storici o meno, ma anche diciamo in ambiti rurali, potevano e arrivavano a fare degli errori, cioè di progettare delle situazioni che in seguito avrebbero e potrebbero facilitare l'arrivo, diciamo, di animali infestati. Faccio un esempio per tutti. In un sottotetto di un palazzo del centro storico, in cui c'è un'incavatura che magari dal punto di vista estetico è anche molto bella, in questa incavatura dove il colombo trova un rifugio, dopo poco tempo diventa un dormitorio, a cui ne consegue la fecalizzazione, il degrado igienico ambientale del decoro della città, eccetera, e quindi un impegno di risorse per cercare di risolvere il problema. Quindi con questo manualetto progettare nel rispetto della protezione della biodiversità abbiamo da un lato cercato di dare dei consigli a volte anche banali, ma che comunque non fanno parte del bagaglio di conoscenze del mondo della progettazione, per cercare di impedire che certe soluzioni architettoniche facilitino l'arrivo degli animali infestanti o indesiderati. Dall'altro, abbiamo cercato di stimolarli durante l'attività di progettazione e di costruzione per far sì che ci fosse anche la possibilità di rifugio di riproduzione di animali, diciamo, desiderati, quindi un aumento, un possibile aumento della biodiversità urbana e anche chiaramente rurale. Ma quello che vogliamo sottolineare è che questo manualetto vuole essere comunque una dichiarazione di disponibilità da parte del servizio veterinario dell'ASL di Modena, di disponibilità a dare dei suggerimenti durante la fase di progettazione. Andiamo avanti. La logica della sanità unica nel dopo emergenza, secondo noi, è ancora più importante che nella gestione dell'emergenza. Perché durante la gestione dell'emergenza, chiaramente la caoticità dei momenti ci può anche far disperdere dagli obiettivi che ci proponiamo, e voi vedete come i media ci stanno dicendo in merito a questa pandemia. Cioè, parliamo solo ed esclusivamente di malattia dell'uomo. Questa pandemia nasce in un determinato ambiente, in Cina, e trasmessa all'uomo da un animale. Dopo, con lo spillover, è diventata una trasposizione, un passaggio da uomo a uomo. Ma noi dovremmo studiare tutto. Ecco, quando comincia la calma, dovremmo studiare, e mi auguro che venga già fatto, nella nostra attuale condizione, quello che può essere, da un lato, la gestione della salute umana, che è fondamentale. Tutto quello che vuoi, il concetto nostro è antropocentrico, ma anche valutare quelle che sono le attività del benessere animale, delle condizioni di salute dell'animale negli ambienti che devono per forza facilitare benessere e salute dell'animale e di conseguenza dell'uomo. Ecco perché dico che nel dopo emergenza si impone, diciamo, davvero. E spero che questa pandemia ci indirizzi tutto il mondo sanitario verso questa gestione di One Health. Nella gestione, diciamo, vai avanti, nella gestione del post-emergenza sono comparsi e compaiono altre situazioni, cioè dopo alcuni mesi che gestiamo un problema, campo di accoglienza, diciamo West Nile, eccetera, compaiono dei problemi cosiddetti di gestione della post-emergenza. Nel terremoto è successo questo.
non potevamo immaginare di lasciare delle per 18.000 persone circa a dormire sotto una tenda durante il periodo invernale. Quindi le istituzioni hanno messo in campo, in tempi brevissimi, la costruzione dei MAP, moduli abitativi provvisori, come vedete nella foto, cioè delle casette in aree asfaltate, eccetera, eccetera, che potevano e dovevano, diciamo, ospitare le persone che uscivano dalle tende e andavano qui. Ci siamo subito resi conto che queste erano strutture altrettanto permeabili all'arrivo di animali infestanti. Come vedete, vai avanti nella foto successiva. Le tecniche di costruzione chiaramente sono pannelli e si fanno delle cose molto veloci perché abbiamo, cioè, il mondo dell'edilizia e della costruzione in pochissimi tempi, poco più di un mese, ha costruito non so quanti MAP, sempre per quelle persone. E come vedete dalla foto, da questa fessura passano topi di corsa, potrebbe essere di corsa. Quindi dovevamo agire, dovevamo pensare anche qui di mettere insieme un processo, degli interventi di prevenzione, gestione e sostenibilità ambientale. E su queste fessure vai avanti, se magari ce ne fosse stato bisogno o che avessimo avuto dei dubbi sul possibile arrivo di animali infestanti, questa foto ci ha subito, diciamo, tranquillizzati. Abbiamo fatto centro, ahimè. Queste sono tracce di topi durante ancora la fase di costruzione. Questi, adesso chiaramente permettetemi una battuta, erano topi che durante la sera, la notte venivano a visitare i cantieri per vedere appunto se terminavano per trovare anche loro un rifugio durante l'inverno. Quindi questo ci ha permesso di capire che nel post-emergenza dobbiamo continuare in una gestione di un territorio particolarmente fragile. Nei nostri territori, cratere del sisma 2012, ancora stiamo gestendo problematiche sia in ambito urbano che rurale relativamente agli animali infestanti, perché il territorio, nonostante lo sforzo mastodontico di riprendersi, è ancora abbastanza fragile. Vai pure avanti. Mi spengo, se no qualcuno dice che sono un po' logorroico. Allora, gruppo di lavoro, dobbiamo ragionare a 360 gradi, come dicevo, un'unica salute, uomo, ambiente, animale, e ci deve essere un coordinamento fra tutte, e spero di essere stato almeno in quella direzione chiaro, di tutte le professionalità che entrano in gioco durante la gestione e nella post-gestione di un evento di emergenza. Coordinamento che vuol dire che dobbiamo parlarci continuamente, gruppi di lavoro attivi e attenti, dei tavoli, cioè che non rimangano, diciamo, sui tavoli, ma che prendano le decisioni e vadano sul territorio. Diciamo, competenze che devono essere continuamente formate, un aggiornamento costante e, come abbiamo provato a fare noi, la predisposizione di piani di intervento che possano e debbano essere utili a chi dopo di noi gestirà, e soprattutto questi piani di intervento permettano una maggiore operatività possibile del territorio, non dimenticando che è importantissimo coinvolgere anche il personale che sul territorio, che su quel determinato territorio ci sta lavorando. Io mi spengo, vi ringrazio per l'attenzione e sono a disposizione per eventuali domande. Grazie. Bene, bene, benissimo. Complimenti. Io ritengo che sia stato un intervento molto interessante. Mi sono già arrivate una serie di domande dai partecipanti e ne approfitterei per dire che quei manuali, tra l'altro una delle domande era proprio questa, quei manuali che hai descritto sono molto interessanti. Io ho avuto modo di consultare quello sulla progettazione. Progettare nel rispetto della biodiversità, si possono trovare online, sono diciamo pubblici, quindi provo a mettere, siccome il link è molto complicato, chiaramente no, non posso dettarlo perché è difficilissimo, provo ad attaccarlo sulla chat e mi auguro che arrivi a tutti. Quindi ecco, questo è il primo, credo che vi sia già arrivato. Poi vi metto anche l'altro link.
Uno è reperibile sul sito della Regione Emilia-Romagna, quello delle emergenze veterinarie, e il secondo è reperibile invece sul sito dei comuni modenesi dell'area nord. Quindi riprendiamo di nuovo, diciamo, la nostra discussione e ho una serie di domande, ce ne sarebbero anche troppe forse, però inizio dalla prima, Maurizio, se sei d'accordo. Ci viene posta dalla signora Suigo, Francesca Suigo. Ed è interessante, dice, quali possono essere le problematiche che ci troveremo a dover gestire quando si uscirà dalla quarantena? Quali animali infestanti ci saranno da dover gestire? Maurizio? Sì. Allora, questo è un problema che stiamo dibattendo in questi giorni. È ovvio, siamo in una fase in cui diciamo, la malattia colpisce in modo sistematico l'uomo, quindi diventa difficile pensare ad altro. Tuttavia, come suggerisco sempre io, è quello che dobbiamo continuare nei vari territori urbani, rurali, eccetera, con i piani di controllo applicati negli anni scorsi. Gli animali sono sempre gli stessi, quelli che ci troveremo. Però, se noi non siamo pronti adesso a partire con piani di controllo programmati, sempre di tipo integrato, ci troveremo fra qualche mese, quando auguriamocelo tutto, la pandemia sarà finita e torneremo alla vita di tutti i giorni, ci troveremo con delle problematiche molto elevate perché questi animali, trovando degli ambienti non più con un impatto antropico particolare, si svilupperanno in modo notevole e troveranno ovviamente anche delle risorse. E dovremo gestirli. Quindi abbiamo lavorato per anni fino alla pandemia per cercare di contenere, diciamo, l'aspetto numerico, la numerosità di questi animali. Abbandoniamo per un po', ci troveremo in brevissimo tempo ad una situazione quo ante, cioè come prima, e che quindi comporterà un utilizzo di ulteriori risorse per gestirle. Ecco perché ho cercato, diciamo, in questa chiacchierata di sottolineare nella massima misura possibile il concetto di un'unica sanità. Pensiamo adesso chiaramente al problema sanitario umano, diciamo alla malattia nell'uomo, ma non dimentichiamo che c'è ancora da prendere in considerazione l'animale e l'ambiente. Prego. Beh, bene, direi che questa tua risposta ha risposto, direi, in buona parte anche a un'altra domanda, cioè in questo momento specifico ci chiedono, è opportuno anche in questo periodo di quarantena continuare a far eseguire gli interventi ordinari nell'ambito del contratto di disinfestazione, parlo di ratti, blatte e zanzare. Io credo di sì. È chiaro che ci saranno, ci potranno essere, perché, come dicevo durante la chiacchierata, l'applicazione delle norme cogenti è un aspetto fondamentale. Quindi, nel limite delle norme cogenti emanate dalle istituzioni in questi periodi, dobbiamo cercare, nella massima misura possibile, di applicare i piani ordinari. Ci saranno delle limitazioni, ci saranno dei problemi, ma dovremo cercare di applicarli, cosa che sia Carpi e Mirandola, territori, diciamo, in cui abbiamo sempre gestito, si sta già partendo perché crediamo che questo sia un elemento importante nella dopogestione, diciamo, sempre per quella logica di One Health. Giampiero Saccucci ti pone questa domanda. Negli eventi illustrati ci sono stati problemi relativi a fenomeni eccezionali di randagismo, sia canino che felino? E se sì, come sono stati affrontati? Allora, sì, dei problemi fortunatamente non abbiamo avuti. Perché? Perché prima di tutto abbiamo scelto operazioni, abbiamo soprattutto creato, diciamo, dei lavori di gruppo con il mondo dell'animalismo, ad esempio. Le associazioni animaliste sono state particolarmente attive. Due sono stati, secondo noi, gli aspetti quindi, che hanno permesso un risultato
stato ottimale e di non avere in pratica, diciamo, randagismo né di andare diciamo, a sovrappopolare i canili del territorio. Da un lato abbiamo nei campi di accoglienza, abbiamo creato i cosiddetti campi cane, cioè il cittadino che aveva il cane non è che potesse abbandonarlo perché nella tenda ovviamente non si può tenere. Abbiamo creato nella periferia dei campi delle aree dove i cani potevano essere, diciamo, ospitati e quindi vicino al loro proprietario. Quindi dal punto di vista psicologico è stato un aiuto notevole e abbiamo limitato l'abbandono di questi animali. Dall'altro, la continua presenza e la continua collaborazione fattiva e puntuale con le associazioni di volontariato che hanno sempre cercato, ovviamente, di aiutare per impedire appunto che questo randagismo potesse essere avvenuto. È ovvio che non avremmo raggiunto la totalità del risultato, ma dei risultati secondo noi ottimali. Benissimo. E visto che alza la mano il nostro collega, adesso vediamo se lo trovo ancora, perché ha alzato la mano il collega che poi sarà uno dei relatori verso la fine della nostra serie di conferenze, Albonetti, per farti una domanda. Vediamo, Paolo, ci senti? Ecco, Sì. gli diamo la linea così facciamo anche questa prova in modo che poi eventualmente faremo la stessa cosa anche con altri partecipanti. Se hai piacere di fare una domanda a Maurizio, prego, anche se ormai il tempo è un po' poco, però vai con la tua domanda. Sì, guarda, molto brevemente. Ho seguito l'esposizione, molto bella e interessante. La domanda sarebbe questa qua. Alla fine, comunque alla fine del primo step, della prima antiemergenza, avete riscontrato dei risultati che vi hanno soddisfatto oppure potevate fare meglio oppure nel corso del primo step avete fatto degli errori non ripetibili? Sì, allora è chiaro che potevamo fare meglio, è scontato, cioè non è che fossimo nati con la bacchetta, nessuno di noi, io, Gelati, eccetera, avevamo conoscenza sulla gestione, sulla corretta metodica di gestione di emergenze. Tuttavia ti volevo parlare di una situazione che ci è capitata verso fine ottobre, per quanto riguarda appunto i campi di accoglienza. Il sindaco di un comune dell'Unione delle Terre, dell'Unione dei Comuni Modenese Area Nord, parlando con noi, era il comune in cui c'era il campo più grosso, cioè veramente tantissime persone, ci ha detto: non ho capito cos'è successo, però adesso che comincia l'inverno e che cessano i problemi con zanzare e topi, lui disse. Non ho avuto segnalazioni da parte degli ospiti e non ho avuto neanche segnalazioni da parte dei medici di malattie zoonotiche trasmesse da questi animali all'uomo. Lui, e gliel'abbiamo detto naturalmente, senza volere ci ha fatto un grandissimo complimenti. Ci ha detto cioè che il lavoro svolto ha portato a dei risultati molto ma molto importanti in termini di impedimento, nella massima misura possibile, di arrivo di animali infestanti. Ovviamente non è che siamo riusciti a fare cose sublimi e eccelsi in alcuni punti, in alcuni campi abbiamo avuto dei problemi che abbiamo dovuto gestire, però nella maggioranza dei casi siamo riusciti, anche solo in termini di prevenzione, ma soprattutto con un lavoro molto attivo e presente sul territorio dei gruppi diciamo di più competenze, ad ottenere degli ottimi risultati. Adesso non me lo auguro naturalmente, un'altra emergenza, come sono successe successivamente, ci hanno insegnato molto. Un'altra emergenza, in un altro caso di emergenza, direi che cose di miglioramento sicuramente, ma l'impostazione dovrebbe, a mio avviso, essere sempre quella, perché crediamo che di avere lavorato bene, scusate l'immodestia. Ma vabbè, ci sembra, perlomeno da quello che hai riportato, dalla chiarezza anche nell'esposizione, evidentemente chiarezza porta anche correttezza di sviluppo di protocolli. Bene, io direi che con quest'ultima, porrei un'ultima domanda, saluto Albonetti e ci risentiremo. Il signor Cristaldi, Giuseppe Cristaldi, ci dice, in ambito comunale,
quali prodotti suggerisce e con quale frequenza per ridurre il rischio di contagio da Covid-19? E questa la faccio perché chiaramente è di grande attualità e poi ci saluteremo, diciamo, un attimo che vi do poi delle informazioni finali. Ovviamente non ho delle conoscenze in merito perché chiaramente è troppo recente la situazione, non mi sono spinto ancora a vedere e non ho trovato, le poche rare volte che ho cercato, qualcosa in merito. Trattandosi di un RNA virus, direi chiaramente che ha avuto un'evoluzione particolare, cioè dal momento che è arrivato a trasmettersi da uomo a uomo, l'aspetto, diciamo, della zoonosi è passato in secondo ruolo. Credo comunque che le misure, diciamo, di gestione delle problematiche di igiene urbana debbano e possano essere sempre le stesse. Condizioni igieniche, pulizie della città, lotta, diciamo, nei confronti delle singole specie animali che potrebbero a loro volta, diciamo, incamerare questo virus. Non so se sia possibile, ma dal punto di vista puramente teorico credo di sì. E quindi, diciamo, impedire che la numerosità di questi animali, topi, colombi, zanzare successive, possa, diciamo, creare ulteriormente dei problemi. Quindi continuiamo con i nostri piani, igiene e pulizia nell'ambito urbano, in ambito rurale, cerchiamo cioè di far sì che non arrivino in numero elevato questi sgraditi ospiti che ci possono rappresentare dei problemi di carattere igienico-sanitario e se ci sarà qualcuno che comincerà, come mi auguro sia già successo, a studiare, diciamo, le possibili diciamo, possibili diciamo, problematiche legate al mondo animale infestante e indesiderato, ci dovrà impegnare ovviamente in tutte le tecniche e le misure di contenimento degli stessi. Comunque adesso è a mio avviso importante continuare, sempre nell'ambito della corretta applicazione delle norme cogenti, con i piani precedentemente, negli anni precedenti, applicati. E mi corre l'obbligo di dire continuare a stare a casa. Certo. Io allora ci avviamo alla fine di questa prima incontro. Mi fa piacere perché ci sono state domande specifiche a questo proposito. Dire a tutti che queste conferenze saranno registrate integralmente e saranno disponibili tra qualche giorno. E magari vi manderemo un'email sul canale YouTube di Acme, che si chiama appunto Acme VipTube. Inoltre, volevo far presente che chi ne avesse bisogno o ne avesse piacere di ricevere un attestato di partecipazione alla conferenza può chiederlo al mio indirizzo email a marco.pellizzari@ovistop.it e in forma singola, diciamo, se ha partecipato solo a una conferenza. O altrimenti raggruppando tutti i moduli, quindi verso la fine di aprile, quando verranno finite le conferenze, gli spediremo questo attestato di partecipazione da parte dell'azienda. E ci avviamo veramente ai saluti finali. Vi voglio solo ricordare che il 7 di aprile, cioè martedì prossimo, ci sarà una nuova conferenza con argomento che riguarda i colombi urbani, cioè la biologia, i rischi sanitari e l'impatto ambientale ed economico. Il relatore sarà il dottor Antonio Gelati. Io rinnovo i ringraziamenti a Maurizio Ferraresi che è stato gentilmente in contatto con noi oggi. Vi saluto a tutti e vi aspetto alla prossima conferenza, la prossima settimana. Arrivederci, grazie.